molto più veloce per un creditore estero sequestrare le somme detenute su un conto corrente aperto all'estero in uno dei paesi dell'Unione Europea del debitore. Per ottenere questo risultato, il creditore avrà una scorciatoia rispetto al processo ordinario. Potrà infatti chiedere al giudice del proprio Stato l'adozione di un'ordinanza europea che avrà l'effetto di bloccare i conti correnti accesi in qualsiasi paese dell'Unione Europea e dunque il denaro e le altre disponibilità finanziarie presenti al loro interno. Tutto ciò avverrà in via cautelare e quindi preliminare all'avvio della causa di merito. A partire infatti dal 1 dicembre scorso, questa richiesta potrà essere effettuata anche dall'Italia. Il creditore potrà ora munirsi di uno strumento efficace per soddisfare la sua pretesa, quando riguarda crediti pecuniari civili e commerciali. Lo strumento tecnico per assicurarsi tale risultato è il sequestro conservativo delle somme depositate sui conti correnti del debitore e l'ordinanza viene eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi. La ricerca delle informazioni preliminari sui conti correnti esistenti e riconducibili al debitore, necessaria per individuare quelli da colpire con l'apposizione del vincolo cautelare, sarà svolta con modalità telematiche e dovrà essere richiesta al giudice del tribunale competente a provvedere in relazione al luogo di residenza in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la sede abituale, con l'unica eccezione del credito fondato su un atto pubblico per il quale sarà competente il giudice del luogo dove esso è stato formato.